Simone, una doppietta importantissima questa sera, la tua quarta in carriera in Serie A. Ci racconti un po' come hai vissuto questo match? Beh, è stato un match speciale per me perché comunque affrontavo una mia ex squadra importante. Sono contento comunque che i miei gol abbiano portato dei punti pesanti per la lotta a salvezza, che questa è la cosa fondamentale. Una partita giocata da te e da tutta la squadra, comunque con personalità, siete stati bravi a gestire il gioco in tutte le fasi, anche nel finale quando il Bologna aveva riaperto il match, aveva corso le distanze. Ci racconti un po' tatticamente com'è stata la partita? È stata una partita di sacrificio dove dovevamo aspettare Bassi, perché loro sono una squadra forte nel palleggio che gli piace far girare le palle, cercare il buco per poi andare a offendere. Noi siamo stati bravi a coprire tutti gli spazi, abbiamo fatto una partita di sacrificio come quella che è stata a Napoli. Siamo stati bravissimi, ora dobbiamo continuare così. Il gol nel finale è meglio non prenderlo perché ti spaventa un po', però siamo riusciti a portare a casa 3 punti e questo è fondamentale. Quello di oggi poi è anche il terzo risultato utile consecutivo ed è la seconda vittoria di fila qui in casa al Bentegodi. Si può solamente continuare a lavorare così e a giocare dando il 100% come state facendo in tutte in queste ultime partite fino alla fine? Sì, sì, adesso la vittoria ci dà la possibilità di lavorare anche più serenamente, essere un po' più tranquilli a livello mentale. Ora però non dobbiamo mollare, siamo arrivati qua e dobbiamo continuare così. Ora ci aspetta una partita difficilissima domenica a Cremona, dobbiamo prepararla nel migliore dei modi per portare a casa punti importanti per la lotta a salvezza.